Buonasera amici, bentornati all'After Show qui. Allora, innanzitutto, benvenuta Eleonora Fani, un onore averti qua con noi. Ciao, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Ciao. E grazie, chiedo già scusa al pubblico per la regia, che Adrian, sapete che poi qua, il martedì, poi quando Grazie, passiamo su molto Twitch, gentile. si toglie gli sfiz che non si toglie durante il resto della settimana, e fai bene, ci sta, ci sta. Siamo qui anche per scherzare, per ridere un po', in maniera un po' più informale. E poi qualcuno scherzava, Elisa, in chat prima da te su YouTube, diceva: dai che andiamo da Mesbet, così ci fa il riassunto della puntata, che mi piace un sacco. Allora cominci così con il riassunto della puntata, dal mio punto di vista, da spettatore, che è una puntata che consiglio di rivedere chi non l'ha vista sicuramente. Allora, secondo me sul film ci ha detto tutto, un bel po' di curiosità, secondo me tutto quello che potevi dirci ci è stato detto, e quindi soprattutto per i molti curiosi che nel corso di questi un paio d'anni penso chiedono ripetutamente la cosa, è un bel riassunto. E la seconda parte è stata molto molto bella, un bel viaggio, diciamo, dentro al tuo punto di vista. E secondo me è una cosa meravigliosa. Io l'ho detto prima, adesso nei pochi secondi del fuori onda, che la seguivo, e lo dico sul serio, la seguivo già da un po' il suo canale, perché portava un sacco di cose interessanti, variegate, un po' come facciamo noi. Ma la cosa che secondo me poi ti prende, segui un canale, un divulgatore per un particolare motivo, è proprio per il suo punto di vista che ti offre. E come ci spiega sempre anche il prof Malanga, e quando tu ti incarni nel suo punto di vista, lo accetti per un attimo, fai finta che dici: ok, accettiamo, vediamo questo sguardo sulla realtà, e poi vedi finito cosa ti resta, o meno. Infatti ci sono un po' di vecchie puntate, diciamo, che mi fanno sorridere del tuo canale. Ne parlavo proprio l'altro giorno anche col professor Malanga, che gli ho detto: c'è stata la puntata che hai fatto con lui. Allora, quando è che è stata? 3-4 mesi, 3 mesi fa forse? È stata veramente tosta, e ne avete dette di ogni, è stata stupenda. Quella sull'attualità, una delle Sì. poche volte in cui con Corrado abbiamo parlato della situazione attuale. Che hai avuto il grande merito di portarlo per la prima volta sull'attualità, secondo me, perché poi dopo c'è stato il filone che ne ha parlato spesso, ma la prima volta è stato praticamente lì da te. E io ho subito scaricato il file, ti dico, perché ho detto: questa la cancello da YouTube tempo zero, e l'ho messa sull'hard disk. Invece è rimasto. Meno male. Diciamo che adesso la tecnica è quella di cancellare gli utenti, non far trovare le live, non tolgono più la puntata, però addirittura a me capita che ci sono un tot di view e dopo 2 ore ce n'è 400 di meno. Cioè la Verissimo. gente che l'ha visto non l'ha più visto. Il Man in Black gli ha Esatto, cancellato la visualizzazione. tornano indietro nel tempo, come caspita fanno, non si sa. Allora, Però Adrian e vabbè. Eleonora dicono che è un po' bassa. Ah, ok, l'ho alzata un pelo anche io, però forse adesso è già meglio. Infatti, Io sono ti bassa. ringrazio anche tantissimo, Adrian, per il martedì che ci fa questo regalo. Ci porta sempre degli ospiti interessantissimi. Quindi, veramente, grazie di cuore, perché è sempre un piacere, poi Grazie a te. anche personale, oltre che di tutta la community, poi conoscere. Allora, se avete qualche domanda, adesso approfittatene. Soprattutto, secondo me, anche, diciamo, un po' a 360 gradi su Eleonora, visto che il film, secondo me, è stato anche abbastanza. Sì, assolutamente. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Se vogliamo dare qualche info in più, qualche domanda in più con Eleonora, io sarei più che felice, perché stasera la seconda Intanto parte è che, stata bella scoppiettante. se volete, vi dico una cosa, intanto che aspettiamo le domande, in modo che così evitiamo quella di domanda, che non ho ancora visto, ma arriva sempre. Ho un'omonima, ebbene sì, esiste una Leonora Cristofani, che non è neanche omonima. In arte, allora, Eleonora Cristofani all'anagrafe lei. Eleonora Fani io, però in arte lei, Leonora Fani, che faceva dei film un po' hot, diciamo, negli anni 70, mi sembra che sia del 1956, e non sono io. Semplicemente abbiamo due nomi molto simili perché ne ho sentite di tutte, lei tutta rifatta e qui e là. Non sono io, semplicemente è un'altra persona. Tra l'altro non mi assomiglia neanche tanto proprio volendo, eh. Però vabbè, qua non è il mio clone, non è, cioè, è un'altra persona, semplicemente una quasi omonima. Ecco.
E io sorrido perché era una delle domande che ti avrei chiesto qua sulla lista. No, perché a parte i scherzi era stata tirata fuori. Io. Vedi, eravamo in coda, te la tengo per Twitch. Vedo un giallo particolare. Allora, giallo silenzioso, ma prima voglio fare i complimenti a Max, perché ho visto un paio di interventi, soprattutto l'ultimo, bello piccantino, da meritevole di clip riassuntiva. Oddio. No, tu sminuisci, ma lì chi sa leggere soprattutto tra le righe ci ha visto un po' di cose, soprattutto una bella visione anche aperta, cioè diciamo è focalizzato sul concetto e non su chi magari fa delle cose, ma su che cosa viene fatta, quello è innegabile e lì è la luce del sole, quindi secondo me è un bellissimo punto di vista. Devo farti i miei complimenti. Della o merito di Adrian che fa sempre battute molto, molto perspicaci. Che battuta parli? Che battuta parlo? Bella, dai, adesso vediamo. Dopo mezzanotte lo dico. Dopo mezzanotte viviamo, quindi mi raccomando. Ma sì, il tempo non esiste. Hai dormito abbastanza, dai, che lascia stare. Posso rubare un minuto e basta? Per scusarmi pubblicamente per ieri sera, perché qualcuno sa che devo passare un weekend abbastanza difficile. Tra l'altro c'è stato anche un piccolo incidente automobilistico in cui mi è scoppiata una gomma a 130 in autostrada, quindi c'è stato un po' di problema. No, sempre quella. Non è che me ne esplode una ogni... però, già due volte vado a trovare Mesbeth, due volte che buca la stessa gomma, quindi ci sarà un qualcosa con Mesbeth che non funziona, bisogna capirla questa esperienza che ritorna sempre al loop proprio. Non te l'ho mai chiesto, no? Le hai mai cambiate le gomme con la macchina? Adesso guarda, sì. ho dovuto e non ti dico manco quanto mi sono costate, perché lasciamo perdere tra caratteristiche, cose, è un bordello. Dopo. Vabbè, comunque, a prescindere da tutto, volevo scusarmi per ieri sera, perché poi questa weekend mi ha portato a dormire sì e no un'ora, e io ieri sera, mentre studiavo per la serata con Luca Labella, mi sono addormentato e mi sono svegliato a mezzanotte. Ho detto, cacchio, e adesso che faccio? E niente, mi sono rimesso a dormire e la mattina ho mandato mille messaggi di scuse a tutti quanti, perché chiaramente non potevo assolutamente fare altrimenti, ma tanto Giallo ormai mi conosce, quindi... Vedo che se la ride Giallo, quindi tranquillo. No, perché io ti conosco talmente bene che se volevo facevo anche la tua parte ieri. Correvo, cambiavo scena e facevo te. Però no, in realtà... No, sei sbagliato, ho studiato La Bella e la Bestia, allora ho detto, io che cacchio faccio? Dai? Adesso, io sono la bestia, allora non vado. Bravo, no, però in realtà io non ho capito. Adrian ha qualche nemico, perché... in realtà, ragazzi, voglio sottolineare che il ban che ha preso Adrian è sempre meno spiegabile. Io lo voglio dire pubblicamente, quindi evidentemente c'è qualcuno che si prende la briga di andare a rompere le scatole al nostro amico Adrian, perché ci sono delle puntate che dico vabbè, ma a sto giro, e invece niente. Poi sicuramente l'occhio di Sauron è cambiato, ormai parlare di Putin è molto pericoloso, io stesso ormai non monetizzo più niente, perché la frase su Putin e sul conflitto non me la faccio mai. Perfino quando parli di Sumeri e si riesce sempre ad sì, metto un Putin, così sono sicuro di non guadagnare una minchia, ecco. Quindi così è più forte di me, io quando penso una roba niente. Non però a me il discorso di Putin me l'hanno monetizzato. Vedi, allora ce l'hanno anche con te, Giallo. Ce l'hanno anche con me, però non so a chi avremmo fatto arrabbiare. Vedi, ho qualche dubbio, però parlava lui. Forse vabbè, anche peggio, però. Non lo so, però è così, tanto noi ce ne frega nulla quello che pensiamo, lo dobbiamo dire, evidentemente abbiamo dato fastidio a qualcuno, però no, in realtà io ho lasciato parlare molto voi, perché io e Leonora ogni tanto ci sentiamo, quindi quando ho qualche... attenzione, cosa, colpo di scena! No, sì, no, mi ho detto niente, ho detto solo attenzione. Sì. No, non si capiva che c'era conflitto di interesse. No, mi spiace, perché io non sono ancora riuscito ad andarla a trovare, so che invece molti hanno avuto un po' la fortuna di... Ma adesso molti, non esagerare. No, sicuramente quelli importanti, sicuramente quelli importanti. E prima di iniziare tutta questa questione di YouTube, io conoscevo già tante persone, in effetti,
Biglino, Malanga, ma anche Michele Proclamato, sono tutti passati da casa mia, in realtà è vero. E quindi mi trovo spesso a parlare di te anche con gli altri relatori e tutti mi dicono è fantastica quella location che hai citato anche prima, è fantastico quel posto, è magico, dovresti andare. E mi sono promesso di andare ma non sono ancora riuscito. Quindi... E dire che ci vuole un'oretta, non è lontano. Fa prima Adrian con una gomma a terra che te, secondo me. Sì, sicuramente. Adrian non lo fermi, poi lui parte alle 4 la mattina, già sveglio da 2 ore, pronto. Vabbè. La giornata è lunga, così. Mi ha fatto molto piacere, Eleonora, quando hai citato la legge dell'ottava, Michele Proclamato prima, che sono contentissimo, perché io alla fine collaboro con Gianluca per Facciamo Finta Che, e una delle scommesse che ha deciso di accettare era questa di Proclamato, perché il tema era difficile di renderlo popolare. Così adesso siamo alla quinta, sesta puntata, è un filone che sta andando bene, sempre più persone l'apprezzano, la capiscono e la vivono un po' come Michele la fa vivere, che è un modo molto giocoso, molto spontaneo, molto diretto, molto pratico, anche se so che sembra strano. Adrian, volevi dire qualcosa? Ti ho interrotto? No. Era una cagata. C'è una domanda comunque. Intanto ringrazio subitissimo Pino Lava per il sub, il quarto, quinto mese, mi sono perso di fila. E la domanda invece è di, attenzione, Urtica, che chiedeva a Leonora, anche Yuzu è da attenzione, che non è, sei tu Max? Grazie, un bacione a Max per il terzo mese con Prime. Faccio sempre fatica a ricordare perché si chiama in un modo stranissimo Yuzued, quindi, però poi pian piano riesco a collegarlo. E questa qui che è un argomento che noi trattiamo spesso, quindi noi quattro abbiamo già dato anche la nostra opinione, magari se la volete ridare comunque fatelo volentieri anche dopo, ma la domanda adesso per Eleonora, che è com'è stato che ti sei accorta che i film preannunciavano? Che cosa ti ha fatto scattare questo flash? Quindi non so se si è capito, nel senso, quando è che è scattato nella tua mente il concetto che i film servivano un po' per preannunciare gli avvenimenti? Credo sia così la domanda. Beh, allora, intanto, se voi andate a vedere il brevetto della televisione, scoprite nel brevetto che è dichiarato lo scopo, che è quello di manipolazione mentale, di programmazione. E quindi se tu scopri che la televisione è stata brevettata per quello, tutto quello che passa all'interno, cioè se io mi compro un microonde che è brevettato per cuocere, o un forno, o un frigorifero per tenere fresco, è chiaro che a quello serve, no? Poi se uno mi racconta che... non so, la televisione è una bajur moderna, va bene, peccato per il volume, qualcuno direbbe. In ogni caso, qui già mi sono accorta, cioè diciamo che è stata una conferma. Il cinema poi, non so se lo sapete, ma c'è proprio un ufficio all'interno dell'area dei servizi segreti che si occupa solo di film e di visionare sia la sceneggiatura che le scene, eccetera. In teoria si crea una collaborazione anche con il Dipartimento della Difesa americano, Hollywood stiamo parlando, quindi America, perché chiaramente se fai un film di guerra e ti fai dare dal DOD, che ne so, una serie di armi piuttosto che carri armati, sottomarini, aerei, eccetera, economicamente ti conviene, se no non è che puoi fare tutto, o comprateli tu che fai il regista, piuttosto che creare tutto in CGI. Quindi ci sono queste collaborazioni. La cosa curiosa è che poi però si scopre che questo tipo di gestione è stata fatta per negli ultimi 15 anni, mi pare, una roba tipo 900 film, c'è dentro anche Indiana Jones, boh. Ci sono dentro film che non hanno scene di guerra, non è Black of Dawn, che ovviamente lo posso anche capire. Ci sono film che non parlano neanche della visione degli americani da fornire all'estero, per cui se io faccio vedere gli americani sotto una certa luce magari non piace, diventano difficili da giustificare. Allora poi piano piano vai a vedere e scopri che
quegli argomenti dei film di soprattutto dei film di fantascienza, in realtà il controllo è su tutti i film, non solo sulla fantascienza, ma scopri che in gergo tutti i servizi americani chiamano gli argomenti e i temi trattati non fantascienza, ma stimolazione del passato. Oh, what? Quindi, allora dicevo, quindi neanche programmazione del futuro, ma legato al passato. Ma perché quello che no, è come dice Lucas, tanto tanto tempo fa, non in un futuro prossimo, in una galassia lontana lontana. Quello che racconta Lucas non è il futuro, è il passato. E così per tantissimi film di fantascienza. Anche il Signore degli Anelli, la butto lì. Tante cose. Poi è una storia molto lunga. Grazie, ragazzi. Quindi bisogna vedere quale pezzetto stiamo prendendo. Io la fatica che sto facendo è proprio questa, di ricostruire i pezzi e metterli in ordine possibilmente vagamente cronologico. Dico vagamente perché è ostica, eh? È molto ostica. Guarda, qui ne parlavamo proprio anche con Adrian e con un po' di ragazzi qua della redazione, che sarebbe stato bello fare un lavoro di unire tutti i lavori laddove è possibile, cercare di incastrarli, dei vari ricercatori dell'ufologia moderna, della cultura dell'India, e cercare di fare un quadro generale cronologico e geografico un pochettino di tutte queste dinamiche che sono avvenute ormai, come hai detto nella trasmissione di prima, e invito chi non l'abbia vista a recuperarla sul canale di Adrian, il punto di vista, è quasi più fantascientifico pensare che gli alieni non esistano, cioè è quello, arrivati a questo punto dei fatti, no? E quindi volevate... La mia storia parte da miliardi di anni fa in un'altra galassia, in un altro pianeta. E da lì faticosamente, piano piano, però ci sono delle cose che ci coinvolgono, che ci sono coinvolte ovviamente tante razze, non solo la nostra, che poi anche qui c'è da specificare, perché poi il corpo che un sé va a abitare è un abito con delle predisposizioni legate al proprio DNA, però non è che lo identifica totalmente. Spesso si fa questa confusione. Tu sei un alieno così, così, cos'ha, ma sono abiti, cioè un sé che è quello che ti si porta dietro poi anche la sua identità, può entrare in razze diverse, fare esperienze diverse, quindi non è che... Poi sì, ci sono dei trabocchetti per continuare a rimestare nella stessa minestra, stare sempre all'interno dello stesso giochino e alimentare sempre le stesse, chiamiamole, energie che sfruttano. Questo sì, però bisogna fare attenzione a non confondere la maschera con la pelle del viso, non è la stessa cosa. Guarda, bellissime, ti ringrazio. Volete aggiungere qualcosa qua sulla domanda del cinema? Giallo, secondo me un po' di volte ne hai detto qualcosa. Puoi sì, anche... no, ma io l'ho raccontato spesso, in Star Trek l'hanno raccontato anche gli attori in un po' di interviste, c'erano degli strani consulenti, e non si capisce a che titolo, andavano a dire, no, ma guarda che quella razza dovresti fare più così, cioè quando quell'atteggiamento, quella razza lì ce l'ha più colà, ecco, e quindi è tutto dire, no? Poi io rinvito a una nuova lettura e interpretazione dei vari Men in Black, perché sono stati, cioè vengono non citati, spesso uno va a cercare dei significati in film dove è molto più nascosto che in Men in Black, che proprio perché è molto hollywoodiano, cioè sì, vabbè, ma quello è paradossale, ma cazzarola, lì raccontano veramente delle cose, ma in tutti, anche persino nel quarto, che è quello che, dove hanno cambiato gli attori, io invito a guardarlo perché vengono svelate molte cose, e quindi il cinema è veramente importante. Non sapevo di questa cosa, di come veniva chiamata la fantascienza, quindi è sempre un piacere parlare con Leonora, che scopro sempre un sacco di cose interessanti.
E quindi io la mia idea è che non siamo neanche il esiste qualcosa. Io dico, perché ci tengono chiusi in questo Gan Eden e non ci fanno interferire e ci tengono nascosti quello che c'è al di fuori di questo contenitore? Ecco, poi sta a voi dargli una forma, un perché o un significato a contenitore, ma veniamo tenuti in un recinto, ecco, quindi al di fuori del recinto, più che chiederci che cosa c'è, mi chiederei perché noi rinchiusi qui? E anche lì sull'attore di Star Trek che guarda caso viene scelto un po' come simbolo. Io ci ho visto anche della propaganda, no? Nel prendere lui, fargli fare un po' questa propaganda, sì, nello spazio, ecco. Dovete pensare che i film, come tutta la realtà, le case, le vite delle persone, a volte prendono delle strade anche da soli. Casa mia, per esempio, si è un po' fatta da sola, ha una sua identità. Alcune cose le voleva, altre no. Questo film ha scelto degli attori, il film stesso. Si sono create una serie di coincidenze tali per cui è arrivato William Shatner. Non è stato tutto pianificato a tavolino, neanche il cast, ma neanche le location, ma neanche la trama. Perché gli 8 creatori sono arrivati alla fine, ma ci sono moltissime versioni precedenti in cui erano 2. Poi sono diventati 3, poi sono diventati 8. Per cui ci sono cose che si costruiscono. Certo, un po' ci stava anche il discorso della propaganda, però è un po' arrivato, non è stato tutto così consapevole. No, io parlavo dell'attore di Star Trek che viene poi scelto per il viaggio nello spazio da Bezos, quello mi riferivo, sì, a quello. Sì, no, ho capito, capito. Sì, anche quello probabilmente ci poteva stare. È iconico, no? Del far vedere lui che andava in giro, guarda caso, anni dopo viene preso, sì, per anche fare il turista nello spazio. È anche uno sportivo, è anche uno a cui piace fare queste cose, perché magari altri, già glielo facevi fare a uno Bruce Payne. Sì, poi lui o la sua immagine addirittura, perché viviamo in un mondo governato dalle immagini, a volte basterebbe ormai un ologramma, un clone, una foto messa bene e il lavoro è fatto, non serve neanche più che spostano la persona, paradossalmente. Scusa, basta un green. Basta un green screen, esatto, perché poi abbiamo visto quelli della NASA addirittura fare di quelle cose. Comunque, vabbè, adesso ringrazio velocemente Enrica e Paolo per il sub, tutti e due, terzo e quarto mese, grazie mille. E Gianluca, mentre tu dicevi, chissà perché non ci fanno uscire, insomma, da questo Gan Eden, più o meno fisico o metaforico, quello vedetelo voi a casa, in chat scrivevano perché lo vogliamo noi, perché l'abbiamo deciso, perché la nostra, perché abbiamo scelto noi, scrivevano. Quindi un intervento bellissimo della chat. Ah, grazie anche Fabio Liga per il secondo mese, un bacione. Intervento on point in questo caso della chat, e giocava un po' questa ipotesi che non abbiamo mai valutato, che ogni tanto valutiamo magari troppo poco, più spirituale, per carità, però così filosofica, un po' newegiana. Sì, ma vediamolo anche in c'è qualcuno che non ti ci fa entrare. Cioè, io posso dargli tutta una spiegazione psicologica e filosofica del perché immettono un pass che mi escluda da qualcosa, ma qualche imbecille il pass te lo chiede perché un altro imbecille gli ha detto di chiedertelo e di non farti entrare, e questo fallisce pur di dirgli sì signore. Quindi in realtà c'è sempre una parte molto molto pratica del perché non potete uscire. Poi sono d'accordo, diamogli pure un'interpretazione filosofica. No, beh, secondo me sono, possono essere anche delle entrambe. Se quello parlava con qualcuno e lo disegnava così, quello lo vedeva. Poi diamogli una spiegazione che lo disegnavano blu perché raffigurava la nobiltà, il cazzo, quello lo vedeva blu, lo disegnava blu. Alle volte la spiegazione più semplice era migliore. Ma com'è che era una che avevano finito gli altri colori? Avevano anche detto una volta. Sì, avanzavano solo il blu e pintavano. Quindi, alle volte... veramente la cosa più semplice ovvia è la risposta. Sì, sì, a volte poi sono vere magari anche entrambe, nel senso, come il film Matrix, il sistema c'è, è lì, e c'è perché le macchine fanno quello, però in egual modo le persone ne sono dentro perché hanno scelto di restarci, quindi guardando sempre metaforicamente. Sono state convinte che non c'è altro modo, e così alimentano quella Matrix, quel sistema. È vero che lo scegli. Lo scegli è fuorviante come termine, perché tu scegli solo se conosci tutte le opzioni e le possibilità, e invece non ti è data Verissimo. Questa opzione, quindi non stai scegliendo niente.
ti diciamo illudono di dare, di avere l'opportunità di scegliere, nel frattempo ti convincono di qualcosa però che tu rendi reale, compresa questa matrix o questa gabbia. Quindi in parte è vero che noi lo scegliamo, non direi lo scegliamo, ma la alimentiamo e la rendiamo possibile, quindi la creiamo. Sul fatto della volontà starei molto attento, perché non la chiamerei scelta, lo sta facendo, si guarda molto bene dal rendere chiari gli scopi, gli obiettivi, le motivazioni, che pure ci sono. E ti stupiresti, Gianluca, nel notare che questa storia va avanti da un tempo immemorabile, non solo sulla Terra, non solo con noi, ma l'hanno già fatto, lo continuano a fare. È un vecchio sistema, più o meno adattato da personaggi diversi con scopi leggermente diversi, però è una storia anche questa che si ripete. E questa è una scoperta molto affascinante che io ho fatto nel viaggio che sto facendo attraverso l'universo Lucas, dove si vedono un sacco di cose. Un sacco di cose che ancora oggi sono in essere, con altri personaggi, con alcuni altri sistemi, ma meno diverso di quello che penseresti. Però nessuno di questi sistemi è durato per sempre. Io, mi colpì una frase in Star Wars: è così che muore la democrazia sotto scroscianti applausi, ed è quello che facciamo noi, con la gente che applaudiva e cantava dai balconi per la fine della democrazia e per l'inizio dell'idiozia nel mascherarsi, nel andare in giro come non voglio dire parole, però questa roba, questa scena pietosa del gomito che io mi ricordo, vedo la gente che fa così, non capisco. Io ogni volta quando fanno così, mandali a cagare scherzo, come fa Aldo Giovanni e Giacomo. Non metti in braccio neanche in mente, cioè io sono talmente fuori da sta roba. Io ancora mi stupisco di vedere la gente in giro con le mascherine. Io non la metto mai, mi dimentico. Io restiamo sul pezzo, perché hai detto una cosa veramente interessante, non mi azzardavo a interromperti, perché è veramente un piacere ascoltarti, Eleonora. E guarda caso, proprio la domanda che volevo farti, pescata tra quelle del pubblico, era riguardo a Jupiter, non so come si pronunci, perché Adrian mi prende per il culo perché lo pronuncio male. Comunque al fine scritto con la J, Jupiter, e ovviamente so che l'avete visto sicuramente, lo do per scontato, no, giusto Eleonora, anche tu l'hai visto? Sì, sì. E secondo me offre, a me non è che sia piaciuto tantissimo i dialoghi, poi però il punto di vista che ti offre, il concetto di gestire lo spazio e il tempo in maniera diversa da quella che possiamo concepire noi, seppur, come dicevi tu, poi con un essere, con un sé che è uguale, identico al nostro, tanto che loro, i contenitori di questi esseri, li fanno identici al corpo umano, proprio secondo me per nel film creare questo senso di siamo tutti la stessa cosa. Ma qualcuno ha magari una visione, una coscienza della cosa diversa, e lo dico per chi non l'ha visto, loro utilizzavano alcuni pianeti fondamentalmente per allevare gli esseri umani, per avere poi l'energia, l'infa vitale, poter vivere molto più a lungo, fino ad arrivare a magari 15-20 mila anni, però comunque esseri mortali, esseri come noi, esseri con i nostri stessi desideri, passioni, gelosie, intrighi e tradimenti. Quindi ecco, l'ho collegato un po' al punto di vista che ci hai offerto. Altered Carbon dà un sacco di spunti forti su questa cosa qua. Com'è, scusa, il titolo? È una serie televisiva, Altered Carbon, credo sia su Netflix o su Amazon Prime, adesso non ricordo, uno dei due. Sono due stagioni e parla un po' di questo, sì, in maniera abbastanza puntuale. Comunque ce ne sono, ce ne sono parecchi. Poi ci sono alcune cose più pubblicizzate, altre meno. Io invito tutti a ricordare l'anno, perché già da lì in cui è uscito Matrix, il primo Matrix intendo, perché secondo me si è creata una crepa forte da lì nel sistema. Un film come Matrix è altamente informativo, tra virgolette, è proprio tanto. Se è riuscito Matrix a arrivare al grande pubblico e avere anche successo,
Mentre Star Wars è molto più camuffato, Matrix molto meno. E poi dice altre cose. E secondo me significa che c'è una parte, diciamo così, di persone, di entità, di energia, di frequenza, mettiamola ognuno come più gli piace, che è da un po' che si sta infiltrando e sta lavorando perché le persone cominciano a rendersi conto della gabbia. La tocca piano, Eleonora. Stai dicendo delle cose veramente ficcanti, come si dice in gergo. Conosci Rocco Bruno? Amico, no. Anche di Massimiliano, è venuto anche qua in trasmissione anche da Adrian. Lui veramente ha fatto un lavoro eccezionale già una quindicina d'anni fa sul portare alla luce, insomma, l'insegnamento della gnosi e dell'esoterismo presenti dentro a Matrix. Quindi analizzava tutti i dialoghi, le metafore e così, e su quello ci ha fatto una ventina di conferenze di 2 ore l'una, pazzesche, che io mi ero divorato da fruitore di YouTube all'epoca. E gli ha segnato, vedi in chat, qualcuno anche lo conosce, perché poi è anche stato qui e quindi abbiamo un po' raccontato. Veramente, ecco, e come dici tu, comunque è stata un'epoca, si è proprio creato una spaccatura, secondo me, all'uscita di quel film. Volete aggiungere qualcosa, Adrian, Max? Vedo un po' silenziosi, voglio darvi un po' spazio. Abbiamo messo un po' di carne al fuoco. No, sui film anche di riferimento miei, anche per valorare, insomma, questa idea di recinto, sicuramente. Prigione, per qualcuno, prigione dall'idea di qualcosa, però una cosa di questo tipo, no? Potrebbe essere. Vabbè, Revolver sicuramente, oltre a Matrix, Dark City, che è dello stesso anno di Matrix, però meno famoso. Poi vabbè, tutti i film da The Village, Truman Show sicuramente. Sono tutti riferimenti abbastanza chiari, ce ne sono anche tanti altri. Capricorn One, cioè Capricorn One, bellissimo, se me lo conosco in pochi. No? Ci sono cose, e poi, guarda, pensavo prima, quando parlavate prima, e mi era venuto in mente Biancaneve, perché Biancaneve è crudissimo. Cioè, se pensate, potrebbe essere più nel piccolo rispetto ai film citati prima, che è un'idea più macro, no, del sistema dell'esistenzialismo, però... Con Biancaneve, dallo specchio, la mela, tutta la situazione, insomma, lei aliena che capita in mezzo. Brunetta. Ai nani. Brunetta. Comunque, no, mi sono venuto in mente queste cose. È molto interessante anche in certi film che sembrano banali, cartoni animati, anche, insomma, riferimenti incredibili. Con i figli mi sono fatto un sacco di cartoni animati, ho visto un sacco di film pazzeschi. C'è una lista lunghissima. Guardate che i film e le serie per bambini spesso contengono un sacco di roba perché sono meno nell'occhio del ciclone, quindi ci si può permettere di dare più informazioni. Per esempio la serie La guerra dei cloni, che è una serie animata di Lucas, dice tante di quelle cose incredibili, molto più che nei film. Lì era permesso, così come tipo nei fumetti e cose di questo tipo. Poi, per esempio, un'altra serie che ha grossissimi spunti e ha avuto poco successo è Battlestar Galactica. Battlestar Galactica dice un sacco di roba ed è stato molto boicottato. Si trova in giro, l'hanno fatto in qualche canale strano, ha degli orari improbabili sulle piattaforme del digitale terrestre, e però sia il prequel, che si chiama Caprica, e tutto Battlestar Galactica, secondo me dice tantissima roba che ci riguarda, di quella un po' scomoda che non piace tanto raccontare, però è interessante. Vabbè, io do spunti di cinema, visto che stiamo parlando di cinema o serie, insomma. Ci sta qua, ci piace molto anche questa cosa, film, serie, canzoni, dove si riesce a fare riferimenti con queste... Perché poi siamo in quest'era qua dei contenuti multimediali,
delle immagini, eccetera. Quindi secondo me vale la pena anche sfruttare la cosa. Ma sai perché? Sai perché c'è questo utilizzo smodato delle immagini, dei telefonini, dei cellulari, dei computer, dei film? Perché il bombardare il nostro cervello attraverso questa quantità enorme di immagini in realtà crea una atrofia, una grossa difficoltà a generare immagini nuove e spontanee. Allora, noi attraverso il nostro cervello, che è una sorta di computer quantico, riusciamo a manipolare e a modificare la realtà. E lo facciamo attraverso quello che noi vediamo, la visualizzazione che avviene nel lobo frontale del cervello. La visualizzazione poi è quella che si fa quando si sogna ad occhi aperti, eccetera, è uno strumento potentissimo che però siamo sempre meno abituati a usare senza andare a recuperare delle immagini preconfezionate, precostituite di qualche film o di qualcosa che ci è stato già fornito. Ovviamente se tu leggi un libro sei portato ad immaginare quello che leggi, ma lo crei tu, l'ambiente, la scena, eccetera. La televisione invece te lo dà già televisione o cinema che sia, o computer. O cellulare, esatto, adesso. O cellulare, te lo dà già fatto. E quindi a furia di non farlo, tu perdi quel tipo di dimestichezza e quindi fai molta più fatica a creare la tua realtà. Non so se vi è mai successo, a me sì, che per qualche ragione vi trovate a raccontare, magari perché è più comodo, perché è una giustificazione, una balla, diciamo così, una storiella di una cosa che non è reale, però vi fa comodo dirla così, perché così almeno riuscite magari a gestire gli amici, la persona, che ne so, no? Tipo ti ha fermato i poliziotti. E i poliziotti non puoi dire la verità, devi dire... No, il faro mi si è rotto ieri. Sì, vabbè, ma quello è difficile cambiarlo, però magari ti capita di dire, ah, guarda, non posso venire a trovarti perché mi hanno offerto un nuovo lavoro, sono incasinata, eccetera, eccetera, e poi ti accade veramente questa cosa. E qualcuno dice, perché tu hai, hai avuto una sorta di premonizione, ma in realtà quando tu sei convinto di una cosa cominci a visualizzarla e pensarla come se fosse e la lasci andare, non ci metti un aspetto emotivo dentro, e questo capita quando racconti una balla, la pensi, la visualizzi, perché il nostro cervello funziona per immagini. Noi qualsiasi cosa che affiori dall'inconscio alla coscienza arriva come simbolo, come immagine. Infatti nella mitologia classica c'è Afrodite, che è la dea della bellezza, ma dell'immagine, che esce nella conchiglia, insomma nella rappresentazione classica, quella di Botticelli, no? Esce dalla schiuma del mare, il mare dell'inconscio, perché la prima cosa che esce dal mare dell'inconscio è l'immagine. Noi lavoriamo con le immagini, viviamo nelle immagini. Le parole, il linguaggio inizialmente erano ideogrammi. Abbiamo snaturato e utilizziamo un linguaggio snaturato, fatto di lettere scorporate, che anche questo ci rende più difficile sviluppare le nostre capacità, che invece viaggiano sul simbolo e sull'immagine. Quindi essere bombardati così tanto di immagini, addormentarsi davanti alla televisione, avere immagini continue, non serve altro che atrofizzare lo strumento più potente che abbiamo, il nostro computer quantico cerebrale, che ci permette di creare la realtà. Anche se poi è molto bello vedersi un film, piace anche a me, però il rischio è proprio quello. Esatto, bisogna anche imparare a lasciare il vuoto per poi poterlo riempire di qualcos'altro. La luna nuova di queste ore ci insegna un po' questo, se si chiama il ciclo della luna, lasciare andare, liberare, e quindi molte tecniche ci insegnano per la meditazione di svuotare la mente, per le arti orientali, come ci spiega sempre anche il giallo, e il famoso no mente, mentre combatti diventi quello che fai, liberi dai pensieri, insomma un po' questo. Loro ci sovrastimolano apposta per evitare che nasca dall'interno qualcosa. E ribaltando il concetto, c'era anche un detto che diceva: se non ti occupi di quello che pensi, se ne occuperà qualcun altro.
E qua è così, come abbassi un po' la frequenza dell'attenzione, scendi di onde cerebrali, siamo tutti preda di qualche parassita esterno, come la televisione. Adrian, un po' che vedo che fai, ci scrivi, vuoi fare, cioè, ti hai dato un po' di spunti, anche di qualche minuto. Guarda, guarda, in realtà sono un attimo estasiato, insomma, dalla situazione, perché mi piacciono tutti questi discorsi, e quindi ascolto molto volentieri. Poi sai bene come la penso sul discorso dei film. Una cosa che mi viene da aggiungere questa sera è che, sentendo tutti i vari film, diciamo, da cui uno può prendere spunto, mi rendo conto che si prendono diversi tipi di informazioni, quindi probabilmente, come abbiamo detto anche altre volte, ci sono vari film che veicolano messaggi, chiaramente in base alla consapevolezza di chi sta proponendo quel tipo di messaggio, ma in questo caso ce ne possono essere alcuni basati più su certe cose e altri più basati su alcune altre. Per esempio, molti film sono esoterici, nel senso che magari trasmettono più una conoscenza a livello proprio simbolico, no? Danno delle chiavi di lettura. Altri invece sono quelli che io chiamo future programming, in un certo senso qualcosa dettato proprio la programmazione di un futuro fatto in una certa maniera. Poi anche lì, come ho già detto, ci sono vari tipi di analisi e di teorie strane che vedono la presenza di frame nascosti che vanno, insomma, in un certo senso a interferire con il cervello dell'uomo, con il computer quantico in un certo senso. E quindi ecco, sicuramente ci sono una marea di film che portano una marea di informazioni. Quindi, come sempre, la conclusione per me è quella di considerare un film come una matrice di informazione, quindi prenderlo in un certo senso con la propria consapevolezza e, come sempre, usarlo per costruire la propria realtà. Faccio un esempio: se noi abbiamo una consapevolezza che ci dice che un tale film è stato strutturato per spingere anche magari un certo tipo di pubblicità e noi la riconosciamo, è chiaro che magari riconoscendola ne faremo a meno. Mentre invece qualcuno che non ha questa concezione probabilmente viene bombardato da un certo tipo di pubblicità, un certo tipo di cose, esce da lì e rincoglionito prende e va a comprare quelle cose lì, voglio dire, oppure magari consapevole di essere rincoglionito, ma perché gli piace esserlo, perché comunque sia vuole essere accettato da una società che è rincoglionita, sostanzialmente va e prende la cosa che il film gli ha consigliato. Quindi ecco, ci sono vari tipi di messaggi, vari tipi di intenzioni, quindi ecco, io consiglio come sempre a tutti quanti di camminare con le proprie gambe, di mettere in moto il cervello e cercare di leggere, di creare quel filtro esoterico per leggere tutte le chiavi che intorno a noi servono per capire come muoversi in questa matrix, in un certo senso, ecco. Concordo, almeno quelle possibili, cioè laddove in base al livello di consapevolezza si riesce a smascherare e dominare certe meccaniche, altre magari si rischia di non poterle dominare, e allora tanto vale magari evitare, tipo la TV. Uno mi dice: ma come si fa a gestire bene le informazioni della TV? Buttatela e avete risolto il problema, da lì gestite altre cose. Siamo, secondo me, verso comunque la chiusura, gli ultimi magari 10 minuti, se dovete scappare prima, non fatevi problemi, so l'orario e così, quindi sapete che questo è un po' la nostro spin-off di il format in più. Quindi vi ringrazio comunque per la partecipazione e l'allegria, la voglia con cui partecipate, che questo mi fa piacere. Ci sono un paio di domande, una la tengo per ultima, che è una mia curiosità, che magari poi Eleonora mi potrà anche mandare a cagare. L'altra che volevo fare adesso era questa qui, aprirei questa parentesi, perché l'hai detto prima durante la puntata su YouTube di Adrian, indirettamente hai detto che si tende a vedere le razze più evolute tecnologicamente, no? Anche come più evolute spiritualmente. E qua mi si è aperto un po' il lavoro di ricerca che ho fatto negli ultimi 2 o 3 mesi su un discorso del contattismo. Molte persone, che io non era un argomento che mi era piaciuto molto, non l'avevo approfondito al momento. Ma poi ho detto: andiamo a vedere dove c'è un po' di fumo, c'è sempre un po' di arrosto, voglio vederci chiaro. E ho visto anche addirittura persone essere in totale buona fede, secondo me, in quello che raccontavano, crederlo come vero. Però lo stesso ci vedevo dentro alcune dinamiche un po' particolari. Conoscerai benissimo il caso Amicizia, ovviamente penso meglio di me. Conosco Gaspare benissimo, Gaspare Delama. Ecco, se vuoi sbilanciarti, darci comunque un'opinione sul tema, se no puoi anche dir di no, non preoccuparti di no. Guarda, su questo argomento mi sono sempre espressa in maniera molto chiara. È chiaro che non a tutti piace la mia opinione, però è la mia.
Noi, a noi ci piace, la rispettiamo e vorremmo anche ascoltare. Io, quindi sul mio canale, infatti, ti ringrazio. Io sul mio canale dico sempre che io sono per il free speech, ma semplicemente perché c'è già il mainstream che ti dice cosa devi dire, cosa devi pensare. Quindi sul mio canale non è detto che le persone che vengono debbano pensarla come me. Ma se io reputo che ci siano degli spunti interessanti e che non ci si sta inventando una stupidaggine qualunque solo per dire qualcosa, ma ci sono dei fondamenti, o comunque questa persona ha fatto una ricerca e ha, sostiene la sua ipotesi, secondo me va valutata. Poi ognuno decide se piace o no. Allora, contattismo, e poi passo al caso amicizia. Sui contattisti penso che ci sia tantissima gente, la stragrande maggioranza, in super buona fede. Cioè, loro sentono, vedono quello che dicono. Però, e questa mia opinione lo so che può sembrare piuttosto estrema, io credo che più del 98% faccia parte di un programma. Esiste, è stato pubblicato, si chiama Voice of God. È un programma che ha utilizzato anche la CIA, che inserisce nella mente delle persone sotto varie forme, può essere una voce, può essere un'intuizione, può essere, ma è un programma vecchissimo, vecchio come il cucco, ce l'hanno da una vita. E siccome, se voi andate a vedere, tutta la New Age nasce dai soliti noti che hanno finanziato certi tipi di libri e certi movimenti per creare un'alternativa alla situazione che si stava depauperando all'epoca e oggi ancora di più, purtroppo tanta gente pensa che invece sia una soluzione, ossia una realtà che si oppone al sistema esistente, senza accorgersi che è l'altra faccia del sistema esistente, che ha sempre viaggiato su due opzioni fintamente opposte. Magari su destra-sinistra oggi, siccome si parla di politica, risulta un po' più chiaro capire che erano due facce della stessa cosa, non solo della stessa medaglia, ma che portavano comunque avanti gli stessi obiettivi, se li palleggiavano solo da una parte all'altra. New Age e informazione tradizionale o sistema tradizionale sono, dal mio punto di vista, esattamente gestite dagli stessi, ma questo è dimostrabile. Cioè, i testi di Case, di Edward Case, piuttosto che di Alex Bailey, facevano parte della, aspetta, si chiama la casa editrice Lux, Lux qualcosa, che è finanziata dai Rothschild. Rothschild Rockefeller, io ho fatto un seminario con i documenti, cioè i soldi li hanno dati loro e hanno venduto un botto e hanno messo le basi per quello che poi è stato tutte le canalizzazioni, eccetera. Sono nate da lì, dalla Bailey e da Case, da Edward Case. Quindi, dal mio punto di vista, i contattisti giocano un gioco che non è il mio gioco. Poi, se qualche essere, che ci siano degli esseri alieni, io ne sono super convinta, che vogliano comunicare per salvare la Terra con persone qualunque, molto meno, perché non ha nessun senso. Se io fossi un alieno di una razza che vuole aiutare l'essere umano, magari va a parlare con Putin, adesso si può dire Putin qua, ma non con quella che, per carità, la signora delle pulizie o la che ti posso dire, quella che fa il caffè al bar, tanta stima, ma non cambierà mai, ma non ha senso, ma non ha senso, ma non ha senso. Però noi ci beviamo anche che ti posso dire, Bill Gates ha iniziato a lavorare nel sottoscala, che Emma faceva la cameriera nel supermercato e poi è diventata una cantante. Noi ci beviamo tutte queste puttanate qua. Scusate. Mi sto innamorando. Anch'io veramente stasera, Eleonora, stupendo intervento. Mi sto innamorando seriamente. Guarda, io ho sentito su YouTube che avevi detto benvenuta nella ciurma, benvenuta a bordo, quindi spero che si stringano sempre più collaborazioni, insomma, laddove è possibile, perché e qua mi rimetto a voi. Allora, invece aspetta, perché mi hai chiesto anche di... E poi avevo associato il caso amicizia, esatto, così. Allora, perché... il caso amicizia su Gaspare De Lama, che è uno dei personaggi,
non è l'unico, ovviamente. Tra l'altro c'è stato dentro per un periodo relativo, mi pare di 6 anni, 6-8, non mi ricordo, forse ho la fissa dell'8 io. Allora, sul caso amicizia non è realmente un caso, è un po' diverso dal contattismo, è un'altra situazione. Nel senso che queste persone sono entrate in contatto con 4-5, questi V56 erano un gruppo di alieni, neanche tutti dello stesso tipo, che con cui facevano delle foto, perché loro gli dicevano mettete la macchina fotografica, ci fotografate. Uno di loro andava e veniva dall'astronave, è anche andato via con loro più volte, materializzavano oggetti, parlavano di questa uredda, che era questo amore che doveva legare le persone. Vabbè, adesso io non è che voglia fare tutto un discorso sul caso amicizia, chi l'ha chiesto lo conosce, sicuramente chi non lo conosce non posso spiegarglielo in 4 minuti, quindi rischierei solo di renderlo povero di contenuti quando invece ne ha. Allora, io credo che quello sia un caso reale che è stato sfruttato, come sempre, da qualcuno di furbo che ha cercato di farci anche il business ed è stato anche infiltrato. Questo lo dicevano anche loro stessi, c'erano i famosi contrari che si erano mescolati al gruppo e non si capiva bene da che parte giocassero. Io posso dirvi che per la mia esperienza, io ho conosciuto appunto uno di loro, Gaspare De Lama, e su Gaspare ci metto la mano sul fuoco e credo che potrebbero mettercela tutti quelli che hanno la fortuna di conoscerlo. Oggi ha più di 100 anni, è un uomo straordinario che ha una grandissima energia vitale, è uno che se fosse qui stasera parlerebbe come me fino a tardi, nonostante l'età. Fino a pochissimi anni fa prendeva il treno, veniva a trovarmi, abita sul lago di Lecco e incontra sempre persone, racconta la sua esperienza, è una persona pulita, è una persona che guarda il mondo ancora con gli occhi di un bambino e questo per me è estremamente affascinante. Devo dire che le altre persone che sono state nel gruppo non sono state come lui, e infatti lui, seppure molto discreto e non racconta esattamente i motivi per cui se n'è andato, non è riuscito più a stare. Quindi diciamo che sicuramente c'è del vero e c'è una parte, soprattutto poi verso gli ultimi anni, ultimi ma anche gli ultimi 10, in cui chi ha gestito il gruppo Amicizia, un certo Bruno, ha cercato di portare l'acqua al suo mulino. Se fossimo nel film di Star Wars, per aiutare a capire, potrebbe essere uno che è passato al lato oscuro, che è stato corrotto. E quindi poi si è portato dietro però tutto quanto. Poi il caso Amicizia si è sgretolato, è andato in 1000 pezzi perché le persone si sono perse e proprio questo gruppo alieno ha detto che non voleva più comunicare. In quell'epoca lì le cose che sono state insegnate o dette a Gaspare non ci vedo nessun progetto e programma particolare. Infatti in realtà sono abbastanza anomale anche come messaggi, se andate a vedere proprio quelli originali. Poi anche lì dopo però si è fatto business su questa cosa, c'è stato chi ha voluto riscrivere, rivedere, dire cose che per esempio per Gaspare a lui non risultano per niente, ed era uno di loro. Si è raccontato un po' di tutto un po'. Devo dire comunque che se vi capita di vedere delle interviste o di incontrare dal vivo Gaspare De Lama, potete capire che incontro con questi alieni gli ha fatto un gran bene, perché questo ha 90 anni, ma come spirito, 100 anni scusate, a 101 forse, ma come spirito diciamo che potrebbe averne la metà, ecco, esattamente. Ma infatti ci chiedevano intervistatelo, non si può intervistare, non lo so, non credo si possa intervistare una persona di quell'età, sì. Non penso che abbia voglia, dici di sì? No, cioè, lui non ha nessun problema. Ma spesso da Cerquetti. Dovete, Gaspare dite? Sì. Sì, sì. Qualcuno deve andare a casa sua, perché lui non ha il computer e non è capace. Di dov'è che è? Non è neanche il cellulare. È del lago di Lecco. Lario, Lario, Mandello del Lario.
ci si può pensare, ci può pensare, potrebbe essere una cosa molto molto carina. Io ti ringrazio tantissimo, la domanda che volevo farti te la faccio dopo, te la faccio dopo e andrei quasi in giro di chiusura, così puoi rispondere liberamente, tengo in suspense. Hai paura della risposta? Hai paura no, della no, risposta. Voglio così almeno lascio in suspense gli amici che ci seguono, dicono cavoli c'è ancora qualcosa, sì c'è ancora qualcosa, quindi continuate a seguirci che gli scoop pian piano ve le portiamo. Farei subito un giro di saluti, così poi a mezzanotte mandiamo la sigla. Partiamo, chi vuole aggiungere qualcosa? No, volevo dire Adrian che preparare il tandem, passami a prendere che andiamo al lago di Lecco. Un bel servizio. Le ruote però di acciaio, falle, no? Non quelle che si possono bucare, falle, sì, no, falle di un materiale che non si può. Prendo l'astronave, guarda piuttosto. No, volevo ringraziare Eleonora, bellissima serata, insomma, tutti voi chiaramente, Giallo, Adrian e Mesbet, insomma, padrone di casa qua su Twitch. Grazie, buonanotte a tutti. Buonanotte. Giallo? No, anche io buonanotte a tutti. Sono contento di aver rivisto Eleonora. Posso vantarmi di essere uno che l'ha sempre detto che Eleonora è un personaggio molto molto interessante. Mi fa un sacco piacere vederla sempre impegnata, quindi riusciamo a collaborare poco, ma ci sentiamo, quindi siamo rimasti in contatto. Quindi spero di vederla presto, di condividere più volte uno schermo insieme al nostro pubblico. Molto bene. Adri, vuoi aggiungere due parole? Sì, allora, io non mi dilungo tantissimo, però voglio spendere giusto due parole volanti. Leonora sicuramente è un nome che tra di noi è passato diverse volte nell'idea di una collaborazione, per tanti motivi sicuramente il più normale è quello che tante cose bisogna farle quando arrivano, in un certo senso. Quindi alla fine, per tanti motivi, in un certo momento non ci siamo incontrati, poi all'ultimo Gianluca mi ha detto ma perché non proviamo a chiamarla, che comunque è un'amica, la conosco, sentiamo insomma anche del film e queste cose qui. E io sinceramente l'ho accolta molto volentieri e ne sono rimasto super colpito, davvero molto 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 felice. È stata una serata davvero interessante perché ha toccato tutta la parte tecnica dei film che a me piace tantissimo, quindi in un certo senso è stato bello anche parlare di quello, ma poi tutta la seconda parte che è stata proprio infuocata, e qui su Twitch probabilmente abbiamo tirato fuori alcune parti che sono il meglio di questa serata, quindi ringrazio anche te e Mesbet che c'hai questa opportunità di ospitarci ogni volta all'after, che è proprio, a volte vengono fuori le chicche, no? Il momento in cui proprio uno... Beh, infatti ringrazio te per l'opportunità proprio, per averla anche ideato questo format, che ricordo è stata una tua idea di successo. Vabbè. Non volevo interromperti comunque. No, ma guarda, stasera è un grazie principale a tutti quanti, perché era iniziata subito bene con la serata, quindi io sono felice che sia terminata ancora meglio. Spero che sia, sembra una frase fratta, ma in realtà spero che sia la prima di altre collaborazioni insieme a Eleonora, e per questo, anche perché ho notato che ha tantissimi argomenti di cui mi piacerebbe trattare, quindi o da Gianluca o da lei o da me, non lo so, però parliamone in un certo senso. Quindi ecco, ringrazio tutti di nuovo, un bacio d'onore e a tutti quanti. Ma sta ultima domanda. Te la faccio adesso, come dopo della finita la diretta. Adesso andiamo in sigla, ringrazio anch'io tutti, soprattutto come dopo ho già la fatto. La sigla addirittura, esatto, ma esatto. Ma è un fuori onda o in... No, no, nel fuori onda, per quello. Così almeno lasciavo la chat in curiosità. Vi faremo sapere. In realtà essere... adesso andiamo in un altro format. Esatto. Adesso. Andiamo su Instagram di Giallo. Oh amici, intanto saluto la chat. Buonanotte, sigla, grazie a tutti della compagnia. A domani. Buonanotte.